Vento nemico del porto, quali sono le regole che vigono e che poi bloccano l'operatività del terminal in caso di vento eccessivo? Continua l'inchiesta di Primo Canale, oggi più che mai sul campo siamo al terminal Messina. Che regole avete voi? Dunque, noi abbiamo due limiti di intervento per quanto riguarda il vento, l'indicazione del vento. Uno interviene in preallarme a 70 la prima soglia, 70 km orari, la seconda soglia a 80 km orari. Nella prima soglia attenzioniamo un pochettino le operazioni ai vuoti e sulle navi. Nella seconda soglia fermiamo le gru, l'operatore scende dalle gru di banchina dove sono posizionati gli anemometri che attraverso una rete interna comunicano ai capi servizio e ai capi funzione l'andamento costante del vento. Quindi a 80 si scende dalla gru, si va a terra, si mette la gru impernata nella posizione di sicurezza e ogni 30 minuti si monitora l'andamento del vento. Dove vanno gli operatori? In una sala apposita, una sala riunioni, dove attendono la costante evoluzione del vento. Quindi ogni 30 minuti si verifica l'intensità del vento? Esatto, ogni 30 minuti si fa un controllo, se le condizioni lo consentono si ritorna a lavorare. Ecco, questo limite di preallarme a 70 e allarme a 80 riguarda sia i vuoti che i pieni? Sì, a 70 il reparto vuoti si ferma, i camionisti vengono fatti uscire. Nessuno può più entrare per caricare i vuoti? E nessuno può più entrare a caricare i vuoti, esatto. E non si fanno più operazioni relative ai vuoti? Esatto, si ferma l'operatività dei vuoti. E invece, mi ha detto, a 80 si ferma proprio il terminal, si può dire? Esatto, si ferma per vento, in attesa che le condizioni consentano di riprendere le operazioni in totale sicurezza. Ci sono operazioni che anche col vento 80 si possono fare, ad esempio penso a RoRo in barco di rotabili? Sì, ogni terminal ha delle sue particolarità, al di là di dove è posizionato all'interno del porto, sicuramente con le gru, come vediamo, il vento incide molto sull'operatività. A parte il discorso del piazzale dei vuoti, sicuramente un'operazione via rampa con i camion, andando più piano, visto che il vento comunque potrebbe avere qualche influenza, però si potrebbe benissimo continuare a lavorare, come ogni tanto facciamo, d'accordo con i lavoratori, perché è un'operazione in tutta sicurezza, perché poi il contenitore viene sbarcato all'interno della nave con i mezzi e quindi in assenza di vento non esposto al vento, rimane solo il problema sul piazzale e ovviamente non vogliamo correre rischi. Come ci si comporta con le raffiche? A volte magari il vento è sceso sotto gli 80, si rinizia a lavorare ma arrivano delle raffiche anche a 100-120. Beh, per fortuna questi numeri da 100-120 km/h non sono così frequenti, anche se lo scenario meteorologico sta cambiando, ce ne stiamo accorgendo anche noi sulle banchine. Qualora rilevassimo delle raffiche, attraverso la nostra rete anemometrica condivisa, avvisiamo gli operatori a bordo delle macchine e in banchina in piazzale e nei piazzali deposito vuoti e cerchiamo di limitare al massimo la velocità delle operazioni, non movimentando ad esempio contenitori vuoti, che sono quelli più soggetti a movimenti in caso di vento forte. Che voi sappiate, nella storia del porto capita che volino dei contenitori che possono arrivare intanto a che file anche i vuoti? Allora, noi stocchiamo nel nostro deposito vuoti contenitori massimo in quinta altezza, mentre invece al deposito pieni massimo in quarta altezza. Da noi è abbastanza raro che accada, però sappiamo che su Genova accade abbastanza spesso, soprattutto con i venti prevalenti da nord. Se ora ci fosse il vento sopra a 80 km orari, qua ci sarebbe il deserto, nessun operatore potrebbe essere. Esatto, qui si fermerebbe tutti i lavoratori sarebbero nella sala riunioni ad attendere l'ok dai capi servizio, dai capi turni per riprendere in sicurezza l'operatività, perché la sicurezza da questo punto di vista ha la priorità. Invece a 70 vedremo lavorare solo sui pieni e non sui vuoti. Esattamente, a 70 lavoriamo con i contenitori pieni, con un'attenzione particolare comunque alle operazioni, perché da 70 a 80 le raffiche potrebbero arrivare in brevissimo tempo. Quanti sono gli anemometri? La rete anemometrica del nostro terminal è composta da 6 anemometri che sono posizionati su ciascuna gru. A che altezza, che altitudine, altezza? Allora, quelli più alti sulle gru di banchina, sulle ship to shore, sono a 35 metri circa di altezza, sulle gru a cavalletto per la ferrovia sono a circa 22 metri di altezza. È possibile che nel terminal, che è ampio, in una zona si possa lavorare perché l'anemometro non ha raggiunto un certo livello, in un'altra zona no? Allora sì, abbiamo analizzato nel corso degli anni una differenza tra la banchina dove siamo adesso, che è la banchina del Ronco, rispetto alla banchina del Canepa ad esempio, per via dell'esposizione ai venti predominanti che in questo settore del porto sono prevalentemente quelli da nord e quindi ci possono essere valori differenti. Ovviamente con il vento da 70 non è solo che si bloccano le operazioni con questi mezzi, ma tutte le operazioni relative ai vuoti con camion o gru o altri mezzi da terra. Esattamente, il principio che sfruttiamo, che utilizziamo è quello della tutela del lavoro a terra e quindi chiaramente il deposito vuoti è il primo posto dove attenzioniamo
in caso di forte vento, il primo posto dove mettiamo in atto le procedure. C'è un autoblocco delle gru, cioè quando raggiunge che livello si bloccano e non lavorano più neanche se si volesse? Sì, le nostre macchine si bloccano a 80 km/h, scendono i cunei, i freni di emergenza, va messa in posizione di parcheggio e non si muovono più. Voi comunicate anche però con i piloti a bordo delle navi che stanno arrivando, perché loro devono sapere quando arriveranno in banchina le condizioni della banchina, che possono essere diverse da quelle in mare. Esatto, siccome manca ancora la rete portuale di anemometri, noi comunichiamo al nostro comandante che si confronta con il pilota e gli diciamo quando stanno per entrare nella bocca di Levante, che è a 3,5 km dal terminal, gli diciamo che vento c'è e la direzione, non solo l'intensità, così quando arrivano qua per garantire maggior sicurezza sanno già che si troveranno un determinato vento. Peraltro chiudiamo con l'immagine delle, non so come si chiamino quelli, maniche a vento. Delle maniche a vento che indicano semplicemente la direzione, vero? Esatto, l'anemometro indica l'intensità del vento anche sotto raffica e la durata, e mentre la manica a vento indica la direzione del vento. Avete una media di giornata all'anno in cui dovete star fermi oppure è troppo difficile? Oh, molto poco, dipende dagli inverni, però noi da questo punto di vista siamo abbastanza fortunati. Abbiamo il problema del cono aereo, ma questo fortunatamente meno. Ecco, qui siamo sotto una gru di banchina, questo è il ripetitore della rete anemometrica che è presente su questa macchina. Come vedete ha una soglia verde fino a 70 km/h, da 70 km a 80 una soglia gialla e poi da 80 in poi una soglia rossa. Evidentemente questo ripetitore, che consente oltre che di monitorare il vento anche di mettere la gru in posizione di sicurezza, lo abbiamo installato proprio qui per evitare che l'operatore, per verificare lo stato del vento, sia costretto a salire in cabina e quindi esporsi a un rischio maggiore. Peraltro questo dato viene trasmesso anche ai computer che avete in sede? Ecco sì, come dicevamo prima, questo dato viene trasmesso insieme a tutti gli altri della rete anemometrica, viene trasmesso ai nostri computer nelle postazioni in sede dove ci sono i preposti che vigilano.